qui viviamo in una sorta di limbo nel quale il presidente della regione, Partito Democratico, va contro un governo che è sostenuto dal proprio figlio, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera, che è appunto sostenitore di questo governo. Da oltre una settimana in Campania, e non solo, non si fa altro che parlare di scuola, di ordinanze della Regione Campania, di tutto quello che è accaduto anche poi in termini giuridici con l'intervento di Palazzo Chigi. Sì, Palazzo Chigi ha impugnato l'ordinanza di De Luca che chiudeva le scuole in totale difformità da quanto stabilito dalla normativa nazionale. Il TAR ha dato ragione al governo. In questa regione abbiamo bisogno dell'intervento del governo, del presidente del consiglio e di due ministri, quello all'istruzione Bianchi e quello alla salute Speranza, per poter ottenere un diritto che è quello dell'istruzione e della socialità. Il Partito Democratico in tutto questo, qualcuno dice, beh, non ha detto una parola per condannare l'atteggiamento di De Luca, forse c'è una sorta di come dire, rispetto nei suoi confronti, secondo te? Ma io penso che il Partito Democratico sia intervenuto in maniera decisiva invece nella scelta del governo a impugnare questa assurda ordinanza di De Luca. Infatti i ministri che il Partito Democratico ha all'interno del governo certamente non si sono messi contro la decisione dell'impugnativa. Oggi il clima sembra cambiato, nel senso che a distanza di una settimana De Luca non ha insistito sull'ordinanza, ha di nuovo attaccato il governo, però mi pare che si vada nella direzione di un ok, non lo faccio più. Ok, non lo faccio più con De Luca, nel senso che se dovesse trovarsi un piccolo spazio probabilmente riprende con il suo atteggiamento. Purtroppo qui viviamo in una sorta di limbo nel quale il presidente della regione, Partito Democratico, va contro un governo che è sostenuto dal proprio figlio, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera, che è appunto sostenitore di questo governo. Per cui delle due l'una, o il governo è un governo, come per citare lui, un governo che sembra quasi una democrazia protetta, poi detto da lui davvero è una cosa assurda, oppure è un governo che va sostenuto così come sta facendo, almeno in modo ufficiale, il figlio. Qualcuno direbbe lotta a Salerno e governo a Roma? Lotta a Napoli, anzi, forse. Io non lo so, quello che è sembrato ai più è che questa dell'ordinanza numero 1 2022 di De Luca è sembrata più che altro un ricatto istituzionale, utilizzando i cittadini e la loro paura per ottenere probabilmente un proprio beneficio, una propria visibilità e per assurgere agli onori della cronaca nazionale.